RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che è radioattiva la notizia, buongiorno. Allora sono Edoardo Maruca, con me c'è Simona Gambero, buongiorno. Come buongiorno. Ogni mattina abbiamo naturalmente le notizie che appartengono alla nostra provincia, alla nostra collettività, anche se quella di cui stiamo parlando probabilmente riguarderà anche una buona parte della nazione. Parliamo della rivoluzione della sanità. Leggo: studi medici aperti dalle 8 alle 24, 7 giorni su 7, nelle ore notturne dovrebbe entrare in campo il 118, niente più file per pagare il ticket. Insomma, sono sicuramente delle notizie che, lette così, ci lasciano in qualche modo stravolti, anche perché insomma sarebbe proprio una rivoluzione del primo soccorso, a meno che non sia naturalmente da codice verde e codice rosso. Che cosa potrebbe accadere? Immaginiamo degli studi medici del medico condotto aperti da mattina a notte. E se il medico non ce la fa, cosa fa? Prende un aiuto, un sostituto, un altro medico? E poi che cosa vuol dire niente più file per pagare il ticket? Ci sarà un amministrativo anche all'interno degli studi medici? Insomma, come al solito, quando arrivano queste informazioni si capisce ben poco, e credo che abbia anche qualche difficoltà il nostro giornalista in più, in questo caso il dottor Perri, che è sempre gentile con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, avrà sentito sicuramente, avrà letto di queste nuove paventate disposizioni. Ne avrà sentito parlare, immagino. Sì, sì, è una discussione che è a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali ed è discendente dalla legge di applicazione della legge Balduzzi. Sì. Che rivoluziona un po' l'organizzazione territoriale della medicina generale attraverso l'istituzione delle organizzazioni dei medici in raggruppamenti, non più un medico solo e un paziente solo, ma un insieme di operatori medici e non medici per la gestione globale dei bisogni assistenziali del paziente. Quindi sarebbe una situazione non troppo diversa da quella che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi, immagino per esempio a Cosenza con lì il centro di Via Popilio, piuttosto quello di Città 2000, cioè saranno comunque sempre localizzati dei punti? Sì, sì, quelli sì, certamente. Quella è stata un'esperienza anticipatoria di quello che sarebbe stato poi il percorso innovativo dell'organizzazione, però non era esaustivo perché rappresentava una parte. Adesso il sistema diventa più complesso, le unità complesse di cure primarie, così come sono state designate con assistenza H16, che fino alla mezzanotte, perché lo studio fatto, le necessità di intervento dalla mezzanotte fino alle 8 risultano non numericamente significativi, per cui si pensa di poter gestire eventuali necessità attraverso il 118, ma ritengo che debba essere interpretato anche come bisogno economico di far quadrare i conti, perché una riduzione in questo monte ore potrà essere utilizzato con i mezzi di continuità assistenziale per fare il ruolo unico e quindi garantire in più punti l'assistenza integrata tra medici di continuità assistenziale, medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali, l'integrazione sociosanitaria. Certo. Fermo restando che gli studi medici dei medici non spariranno, perché la diffusione degli studi degli ambulatori medici è un valore a cui non si può rinunciare. Certo. Senta, dottor Perri, questo però c'è un'organizzazione più funzionale, ecco. Alcuni gruppi che si chiamano AFT saranno integrati, aggregazioni funzionali territoriali, medicina generale, che garantiscono la cosiddetta assistenza primaria. Poi ci saranno, in minor numero, delle aggregazioni che si chiamano UCCP, le unità complesse di cure primarie, sì, che agiranno sul livello più alto dell'assistenza, con integrazione con la specialistica, per gestire anche il percorso delle patologie croniche, delle piccole emergenze, sì, per diffondere tutto il territorio. Ecco perché
non ci sarà più il paziente da solo, perché comunque in ogni caso troverà un punto di riferimento. Senta, dottor Perry, anche volevo quando il suo medico medicina generale al suo studio non c'è. Senta, dottor Perry, volevo chiederle, potrebbe essere anche un incentivo in qualche modo la possibilità di non doversi recare necessariamente, questo almeno prevede questa riforma in qualche modo, rivolgersi ai centri unici di prenotazione, quindi ai CUP, però si può fare tutto direttamente con il proprio medico. Questo invece potrebbe essere un modo per snellire queste file magari lunghissime. Certo, sicuramente, perché questo ormai si stanno facendo le sperimentazioni, sia le AFT e sia le OCCP, che è un sistema più complesso, proprio perché hanno la gestione delle patologie croniche, quindi tutti i percorsi dei diabetici, degli ipertesi, sì, quelli che hanno malattie vascolari o polmonari, in modo particolare, ma anche altre patologie tiroidee, per esempio. Sì, sì, sì. La presa in carico del centro fa sì che, siccome c'è lo specialista ambulatoriale integrato con il medico generale, saranno loro stessi a programmare l'intervento specialistico, per cui dovrebbe venire meno l'attività separata tra medici di medicina generale e specialista ambulatoriale, che fino ad oggi hanno necessitato della famosa prenotazione. Invece, in questo modo, con la presa in carico globale cosiddetta, il medico di medicina generale si fa carico attraverso il percorso designato di prenotare all'interno dello stesso unità operativa complessa la specialistica del bisogno, e che a quel punto non c'è più bisogno di fare la fila al CUP, almeno per quanto riguarda alcune patologie. Certo, ma in questo senso insomma ci sembra mi sembrerebbe una buona idea. Del resto mi pare di aver capito l'idea, è anche quella. Volevo chiedere un'ultima cosa: laddove comunque ci sono o siamo abituati ad avere il medico condotto, il medico per esempio del paesino, che è disponibile in determinati orari, se poi dopo questo viene impiegato all'interno appunto di questi centri di come si chiameranno, centri di multitasking, associazioni funzionali territoriali, ecco, si chiameranno così, saranno, cioè, pensando che l'ambulatorio medico rimane aperto, però più studi medici afferenti a questa unità, questa aggregazione funzionale territoriale, saranno aperti per garantire l'H12, per cui oppure si sa che c'è uno studio aperto e quindi il paziente lo può indicare, ma verosimilmente, questa è almeno la mia idea, che un po' mi sono confrontato a livello nazionale con il coordinamento nazionale dei distretti sanitari, di istituire proprio una struttura anche nella FT identificata e identificabile da parte del paziente, che in ogni momento, quando dovesse aver bisogno, il suo medico non c'è, può rivolgersi a questa struttura per i suoi bisogni. Va bene, okay. va bene. Anche di primo intervento fino alla mezzanotte. Grazie, esatto. Io devo dire che insomma sono soddisfatto, vedremo poi dopo se riusciremo a vedere realizzata questa cosa, però insomma mi sembra davvero un grosso passo. È una rivoluzione perché con l'ingalzare delle patologie croniche, sì, che rappresentano un po' l'elemento, lo zoccolo duro di quelli che sono oggi le necessità da affrontare, e anche quelli che assorbono la maggiore spesa, se consideriamo che le patologie croniche investono il 30% della popolazione ma assorbono il 70% delle risorse. Certo, dottore, per cui agire patologie croniche significa affrontare il problema degli interventi sanitari che diversamente non si riuscirebbe più a realizzare come sistema universale, certo, che è stato fatto. La ringrazio tanto per aver partecipato. Mi scuso se lo interrompo, un notiziario, anzi ci siamo dilungati, perché devo dire è molto importante quello che ha detto. Buongiorno, grazie. Risentirci, buongiorno. Buona giornata. Grazie. Buongiorno.